Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Finalmente, dopo ore e ore di gioco su Cyberpunk 2077, vi posso dire la mia per ciò che riguarda questo gioco che è stato abbastanza criticato. Naturalmente, in questa recensione non vi parlerò assolutamente di tutti i problemi che ha avuto, perché di quello ne abbiamo già parlato, e naturalmente non vi spoilerò niente, per cui potete tranquillamente vederlo. Anche se non avete ancora acquistato il gioco o non avete visto la serie. Per cui, accantonato l'idea che comunque CD Projekt all'inizio non è che si sia comportato tanto bene, partiamo con le prime domande che mi avete fatto e di cosa si tratta, soprattutto Cyberpunk 2077. Ne vale la pena acquistarlo? È un gioco che sicuramente vale la pena acquistare, soprattutto per le nuove console next gen, PS5, Xbox Serie X, Serie S e naturalmente per PC. Mentre invece per le old gen, le vecchie console, e se avete naturalmente un PC abbastanza datato, dipende, perché se siete molto pignoli e pensate di avere un gioco simile alle caratteristiche del PC, allora vi sbagliate di grosso e naturalmente potreste rimanere abbastanza delusi. Mentre invece, se non siete molto pignoli e volete intraprendere e iniziare a giocare a un gioco abbastanza buono e non siete abbastanza pignoli, secondo me ne vale assolutamente la pena. Però, personalmente, dopo aver visto tutti i video sulle nuove console e su PC, potreste rimanere un po' delusi. Per cui io non è che ve lo consiglio tanto se avete un vecchio PC oppure naturalmente sulle vecchie console. Però state tranquilli che comunque stanno uscendo parecchie patch che stanno risolvendo parecchi problemi, come avete visto naturalmente anche dal sottoscritto. Parliamo naturalmente di un altro fattore fondamentale di Cyberpunk 2077, la città, Night City. Night City è spettacolare, è una città che vive. Ehi, hey, io amico, vuoi fotterci? Mancano quattro buste qui. È quello che ho concordato con Pablo. Se non ti piace, prenditela con lui. Io non sto trattando con Pablo, sto trattando con te. E questo significa che hai un problema. Ora potrei anche spargere le tue budella per strada, ma questo non mi darebbe ciò che mi spetta. Oh, vuoi provarci? Forza, amico. Ma vive veramente, nel senso che il popolo, la gente che c'è a Night City parla con voi, ci sono delle scene, ci sono dei colloqui tra le varie persone, dei combattimenti. È una città che all'inizio vi spaventa, perché muoversi a Night City all'inizio è abbastanza difficile, perché tra ascensori, tra strade, è molto vasta, ci si perde tranquillamente. Poi, man mano che si va avanti, si riesce comunque ad avere un'idea della città, a capire più o meno come è fatta e come ci si riesce a muovere rapidamente a Night City, e lì diventa un po' più semplice. È normale che il navigatore sulla mappa a destra, che forse a volte voi non avete visto perché io c'avevo la telecamera, vi guida abbastanza facilmente, però bisogna essere sinceri, vi fa fare dei giri enormi. Non so per quale motivo, per arrivare ad un posto, magari si potrebbe barare saltando da una parte all'altra, mentre invece lui regolarmente vi fa fare un percorso stralunghissimo. Però fortunatamente ci sono anche i viaggi rapidi che si sbloccano abbastanza velocemente, per cui quello non è un problema. La città, naturalmente, che è composta da tante missioni. Sarò sincero, è il primo gioco a cui gioco dove in pratica si ha difficoltà a scindere le missioni principali da quelle secondarie, nel senso che le missioni secondarie in Night City, in Cyberpunk 2077, non sembrano missioni secondarie. Sembra di fare comunque sempre missioni principali. È normale che la storia verte sempre su quelle principali, però vi posso assicurare che dalla storia principale ci sono dei personaggi e se vi fate soprattutto anche parecchie missioni secondarie, capite anche il senso e capite soprattutto la storia di alcuni personaggi principali, che non è banale, perché in molti giochi magari vi fanno capire poco e niente, mentre invece in queste missioni secondarie
capite il lato umano di alcuni personaggi principali, capite perché quei personaggi vengono presi nella storia principale. È il motivo per cui vi consiglio di non giocare soltanto alle missioni principali, ma di giocare anche alle missioni secondarie. Questo perché? Perché è un gioco che si può tranquillamente fare facendo soltanto le missioni principali, perché il livello di difficoltà è abbastanza basso. Pur giocando, come sottoscritto, alla modalità normale, si muore difficilmente. È semplice come gioco. Diciamo che il livello di difficoltà non è un fattore su cui hanno voluto giocare. Una pecca, secondo me, di questo gioco è la quantità. In che senso? Troppe abilità da sbloccare. L'albero delle abilità è immenso, è vastissimo, ma neanche vastissimo, è enorme, cioè non si riesce neanche, io avrò giocato una settantina di ore, forse anche di più, ma non è che sono riuscito a sbloccare tantissimo. C'è veramente tanta roba da dover sbloccare e personalmente forse da quel punto di vista, secondo me, hanno un pochettino esagerato. Infatti sull'esagerazione, secondo me, hanno esagerato anche sui finali. Ci sono dei finali che mi sono piaciuti di più, parlo al plurale perché ci sono parecchi finali. È normale che tutti i finali hanno comunque un filo conduttore, sono collegate tra di loro, non è che sono completamente diversi, sono collegate tra di loro, però secondo me ne hanno fatti troppi. Ci sta fare uno o due finali, forse ci sta anche farne tre di finali, ma troppo no, troppi finali è come se si volesse accontentare un po' tutti. È come se in Cyberpunk, avendo 4, 5, 7, 8, non vi dico quanti finali ci sono, ma se avete visto la serie avete visto quanti finali ho caricato, è come se non si volesse prendere una vera e propria posizione, e non mi piace questa cosa, perché a quel punto poi non si può dire sì, mi piace il finale o non mi piace il finale. Se devo essere sincero, il finale non mi ha particolarmente colpito. Ce n'è uno in particolare che mi è piaciuto di più, però personalmente la storia è fantastica, Johnny Silverhead è spettacolare, la storia vi tiene incollato sempre allo schermo, è un gioco che ti chiama a giocare in continuazione, hai il pensiero sempre di andare avanti perché vuoi capire dove andare a parare, che cosa succederà alla fine, perché sembra che dia un finale esagerato, fantastico, però secondo me io ci sono rimasto un po' deluso, cioè è vero che alcuni finali sono collegati, ce n'è uno molto banale, però personalmente avrei preferito magari un finale un po' più eclatante. Però detto questo, naturalmente non è che voglio dire che il finale è brutto, è assolutamente, però forse magari sono io un po' esagerato, che seguendo tutta la storia mi sarei aspettato forse un finale maggiore, diverso. Ci sono tanti personaggi, come vi ho detto in precedenza, ed è importante, come già vi ho detto, fare anche le missioni secondarie, perché poiché ci sono tanti personaggi, ogni personaggio vi farà capire meglio la storia principale, darà più un senso a tutti i vari personaggi che magari svolgendo soltanto le missioni principali potrebbero risultare un po' banali. L'ultimo fattore, che secondo me è anche molto importante, che va a braccetto con la città di Night City, con la mappa di Night City, è il doppiaggio. Sono un fan del doppiaggio, vi dico la verità, sono uno di quelli che generalmente in parecchi giochi tendeva, forse volentieri, a sentire più il doppiaggio in inglese che quello in italiano, perché generalmente in passato il doppiaggio in italiano facevano schifo. In questo il doppiaggio è fantastico, è normale, ci sono dei bug, però obiettivamente in Cyberpunk 2077 abbiamo assistito a parecchi bug anche molto più gravi, però in questo il doppiaggio è fantastico, Johnny Silverhead è qualcosa di eccezionale. Io Keanu Reeves in questo gioco l'ho ricordato moltissimo in alcune frasi di Point Break, si ha la stessa sensazione, la stessa, non posso dire il termine se no va a finire che mi bannano, però sapete in che senso, uomo virile, quello potente. Mi piaceva tantissimo, parecchie scene mi ricordavano tantissimo parecchie frasi, quello di Point Break quando entravano nella banca. Una figata pazzesca, secondo me. Quindi,
resoconto finale, io sono rimasto abbastanza soddisfatto. Tra l'altro, poi, per ciò che riguarda Cyberpunk 2077, CD Projekt sta cercando di recuperare non solo con le patch, ma sta facendo anche parecchi rimborsi. Secondo me vuole recuperare e fa bene perché obiettivamente all'inizio non ci ha fatto una bella figura. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate di tutto questo resto, soprattutto per quelli che avete naturalmente, che hanno seguito la serie e vi è piaciuta. Cercherò di caricarvi anche qualche altro video perché c'è ancora della roba che spero di riuscire a sbloccare. Spero perché non è semplice. Ci vediamo al prossimo video.